consiglio del giorno. Allora, vi faccio vedere come collegare, come fare in modo di accendere una lampadina, in questo caso qua, da più punti tramite deviatori e invertitori. Volevo fare il video dell'installazione delle scatole e tutto quanto, ma bisogna essere troppo bravi. Allora, cominciamo col dire che dal punto luce arrivano tre fili: terra, neutro e ritorno della lampada. Il ritorno della lampada io di solito lo faccio marrone o grigio. Nel mio caso il tubo arriva in quella scatola là e poi segue fino al comando vicino alla porta, esattamente questo marrone qua, che per ricordarmi che era una deviata l'ho legato assieme ai due cavi della deviata. I rossi arrivano a questo comando qua, li ho divisi su due tubi, ripartono e arrivano a questo comando qua. Nell'ultimo comando va presa la fase. Allora, partiamo dal punto più distante della stanza. Io qua ho tirato una linea di forza, che sono i tre cavi più grossi, da 2,5. Questi rimarranno morti per eventuali aggiunte di prese o ripartenze dell'impianto. Io di solito tiro sempre anche il neutro, anche se in questo caso non serve, perché nel caso volessimo mettere una spia sull'interruttore o ripartire con un altro punto luce, cose del genere, è già qua e non serve riaprire tutto l'impianto per farcelo arrivare. E poi ci sono i tre cavi che interessano a noi in questo caso: la fase e i due cavi di comando della nostra invertita in questo caso. Ok, boh, prima cosa, si tagliano i cavi circa a questa lunghezza. Gli elettricisti che li tagliano qua sono degli psicopatici. Vado a mettere 4 morsetti sui cavi che non utilizzo, non mi servono. Io taglio sempre questi perché sono fastidiosi e poi viene un lavoro anche fatto meglio. Poi gli metto una fascetta per tenerli in ordine e veniamo ai nostri tre cavi. Preparo il supporto, in questo caso è da 3 posti, 503, e mi serve il deviatore che ha, diciamo, 3 contatti, 1, 2, 3 viti. Questo lo posiziono centralmente, incastra così, e a lato ci metto i coprifuoro. Si possono mettere anche dopo. Ok. Allora, se riesco a farvi vedere, qua ci sono delle scritte 1, L e 2. Su questi due morsetti, diciamo, vanno collegati i due rossi, che sono quelli del comando, e su questo la fase. Quindi spelo i cavi. Su alcuni è indicato anche la lunghezza, dovrebbe essere 11 mm. Vado a posizionare la fase dove c'è la L. Stringo bene e i due cavi della deviata invertita, in questo caso, uno sopra . Certe volte questi sono un po' chiusi, questo è chiuso del tutto, quindi bisogna aprirli. Ok, questo non è messo tanto bene, bisogna che vada più in dentro. Perfetto. Ovviamente bisogna stare attenti di non chiudere la gomma del cavo dentro nel morsetto, altrimenti non funziona. Poi si va a vitare il supporto. Prendo questi, li giro all'interno,
giro un po' questi. Quando si va a vitare il supporto bisogna stare attenti di, con le viti di non prendere dentro i cavi, ovviamente. Quindi si cerca di tenerli distante dalle viti. I fori qua delle viti hanno due asole in modo tale che si possa regolare e mettere dritto il supporto. Questo è leggermente storto, adesso lo raddrizzo. Ok, e come ultima cosa si mette la placchetta che va a incastro, e questo è uno. Adesso passiamo all'invertitore. Qua stesso discorso di prima, questi li ho tirati in più per mettere eventualmente delle prese. Le prese. Quindi taglia sempre circa così. Ok, ho messo i morsetti. Questo è un supporto a 4 perché avevo previsto di mettere un asciugo anche. Quindi vado a mettere un invertitore. L'invertitore ha 4 morsetti. Sul lato c'è lo schema. Qua non so se si vede. L1, L2, 1, 2. Io di solito lo posiziono verso i morsetti, diciamo nella parte alta, perché anzi va posizionato così. Qua eventualmente ci va la spia LED che sta in basso. Clic. Quindi 1 e 2 è una coppia di fili, L1 e L2 è un'altra coppia di fili. Quindi io in questo caso li ho separati su due tubi diversi. Questa coppia la metto su L1 e L2 e questa su 1-2, è indifferente come si mettono. L'importante è che una coppia sia accoppiata su L1 e L2 e la seconda coppia accoppiata su 1-2, che non vengano incrociati i cavi. Qui ho collegato anche un asciugo e mentre facevo le riprese mi sono dimenticato di spiegarla, ma comunque l'ho già spiegata in un altro video, quindi se mai vi lascio il link in descrizione. Allora, una coppia sopra. Io di solito li tengo nella parte destra della vite, perché così quando va a stringere lo tira verso l'interno. E la seconda coppia sotto. Poi qua ovviamente sul biticino è così. Ok, in questo caso non serve perché si vede benissimo dove sono le coppie, però io di solito metto del nastro oppure due fascette in modo da individuare le due coppie in questo modo qua. Sono emozionato che c'è la telecamera, che faccio queste cappelle. Che dovrei essere uno youtuber esperto. Genji, niente cazzate. Oh signore, un cacciavite decente qua. Quindi abbiamo una coppia di cavi che va da qua a là e una coppia di cavi che va da qua a là. Allora qua invece abbiamo la linea di forza, che sono quelli da 2,5 più grossi, sempre perché non si sa mai. Questa è l'alimentazione della luce, cioè della lampadina, diciamo l'alimentazione della stanza di luce. E questi sono i due ponti che li ho legati insieme al marrone per sapere che il ritorno doveva andare da questa parte e la fase dall'altra. Casino guardare la telecamera, non ti storno, guardiamo fuori. Ok, e questi sono i cavi che arrivano dalla lampadina. Qua è un po' diversa la faccenda, o meglio il deviatore
sono questi. Allora, stavo dicendo, poi mi è arrivata una telefonata. Questi sono quelli che vanno alla lampada. Allora, questi vanno sul deviatore, ritorno della lampada e i due per i comandi. Ovviamente il neutro della lampada va collegato al neutro dell'impianto, così, e la terra della lampada va collegata alla terra dell'impianto. Quindi taglio tutto. Vedere la misura. Così. Allora, 1, 2, 3, questi, qua ho la fase di luce che in questo caso non mi serve, fase e neutro di forza che in questo caso non mi servono e li elimino. Ok, poi qua faccio un'aggiunta e idem per il neutro di luce. Posso anche spelare tutto. Deviatore come il primo che vi ho fatto vedere, L ci va al ritorno marrone nel mio caso, e i due cavi della invertita deviata, quello che volete, spellati troppo lunghi, uno sopra, poca luce c'ho, e uno sotto. Poi ovviamente la terra, che è la cosa più importante perché è quella che dà sicurezza all'impianto, e il neutro, altrimenti la lampadina non si accende. Ok, questo è il neutro dell'appartamento, diciamo che va al neutro della lampadina, terra, e questi sono di scorta. E qua ritorno e i due ponti. Ecco, ho installato la lampadina. Ovviamente, perché l'impianto funzioni, devono essere fatte le aggiunte sui vari passaggi dove passerà il cavo. Sì, di solito è diretto, ma qua è un impianto vecchio, ho dovuto fare un po' di acrobazie e quindi, vabbè. Qua nel mio caso il cavo della lampadina è qua, passa diretto fino di là. Quindi adesso ci metto una presa volante e proviamo. Questo alimenta la camera. Spina volante per farvi vedere, perché se no non vedete un cacchio. Sempre se ho fatto tutto giusto. Là. Stacchiamo l'aspirapolvere. Attacchiamo questa e luce fu. Allora, adesso la luce è comandata da qua, da qua. Ecco, spero di essermi spiegato abbastanza bene. Un'altra cosa da aggiungere, i motivi per cui potrebbe non funzionare, rimanere sempre accesa o funzionare con solo determinati interruttori, invertitori, deviatori, quel che è. Allora, se per caso i due cavi dei ponti, anziché metterli una coppia sopra e una coppia sotto, li mettete di fianco, c'è un errore in cui può funzionare male o non funzionare proprio. Se anche qua invertite il ritorno della lampada con uno dei due ponti, oppure, ultimo caso, se infilate troppo i fili e chiudete con il morsetto sulla guaina del cavo, non fa contatto e quindi non funziona. Per andare a trovare questo tipo di guasto, avete bisogno di un cercafase o del tester.
Ok, adesso vado avanti col mio impianto e al limite vi faccio vedere come fare le giunte decentemente su una scatola tipo quella. Solo che non so come mettere la telecamera. Vabbè, intanto spero il video vi sia piaciuto e ciao al prossimo video. Ecco cosa potrei aggiungere. Nel caso, allora, qua dentro c'erano tre punti di accensione. Nel caso abbiate bisogno di solo due punti, allora io qua ne ho un'altra a tre perché si accende anche sotto, però il funzionamento è lo stesso, cioè da dove arriva il cavo del ritorno della lampada, cioè questo va alla lampada, partono due cavi. Cioè il primo punto è sempre un deviatore. Partono i due cavi e possono arrivare o a un invertitore o a un altro deviatore. Se qua c'è un invertitore, ma mettiamo che io volessi accendere la luce solo da qua e da là. Metto un deviatore lì, arrivo con i miei due cavi, che in questo caso non so se sono questi o questi, va bene? Mettiamo che siano questi, arrivo con i miei due cavi. Metto un altro deviatore con la fase di luce e chiudo tra qua e là. Se voglio aggiungere altri punti, anziché il deviatore, metto un invertitore, per cui entro ed esco dall'invertitore, possono essere uno o più, chiudo il circuito con un altro deviatore con la fase. Abbastanza chiaro?